Questa domenica 15 Irpine in campo, di cui 6 potranno festeggiare al termine della contesa. L'incrocio più importante va in scena al Cucchi di Monte Calvo e la finale playoff del girone D di prima categoria. Il comprensorio miscano di Marinaccio riceve un Lacedonia reduce dall'impresa di Sant'Angelo dei Lombardi. In campionato il bilancio delle sfide tra i due club sorride agli ospiti che hanno a lungo guidato la classifica prima di lasciare il testimone proprio alla squadra di Marinaccio. Facendo risultato i padroni di casa potrebbero addirittura sperare nella promozione diretta se almeno due delle prime tre squadre della graduatoria degli spareggi perdesse il proprio playoff. In caso di colpaccio il Lacedonia giocherebbe invece lo spareggio in trasferta in ogni caso. Mentre la Bellinum aspetta ancora di conoscere la sua avversaria nel girone E, la giustizia sportiva ha finalmente tolto Lega Nasce ai playoff del girone D di seconda categoria. Al Durante di Savignano può finalmente disputarsi la semifinale tra Savignanese e Vallatese. Chi passa il turno se la vedrà con il Torella dei Lombardi. In terza categoria si giocano poi 6 finali in Coppa Irpinia. Al Comunale di Conza le finaliste sono Santa Paolina e Rocca San Felice, che mercoledì scorso hanno eliminato rispettivamente i pugliesi dello Sporting Team e il Salvatore degli Udici Bus. Le finali playoff per l'accesso in seconda categoria oppongono il Grottolella al Pago nel girone A, il Mano Calzati al Taurasi nel girone B, il Montoro al Real Forino nel girone C, il Castelvetere al Real Calabrittana nel girone D e il San Sossio Baronia in casa dei pugliesi del Panni nel girone E.